Salve ragazzi, benvenuti sul primo ediluzio. Oggi 9 dicembre porto la triste notizia, come ho già fatto in un altro video che spero che avete visto o che andrete a visualizzare. Porto la triste notizia della scomparsa, di un carissimo, personaggio dell'erotismo, Riccardo Schicchi. Eh sì, a 60 anni la vita, gli è scivolata via in un nosocomio per complicazioni legate al suo diabete che si soffriva già da tanto tempo. Logicamente, molti quindi la ditano, diciamo, quei problemi di vallettopoli, associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione, problemi con l'immigrazione e quant'altro. E tanti lo danno come uno che comunque ha lavorato solo nel porno. Io lo voglio ricordare invece come è in Italia anche Tinto Brass, una persona che ha cercato di fare la pornografia unendo però un senso di erotismo, di erotico, attraverso le immagini porno, ok? Ha voluto fare dell'eros, ha coltivato quello e ha visto con la sua compagna Ilona Staller, non a caso, ha visto un lampo di genio, ha avuto l'illuminazione. E poi lì si è creato il suo mondo dell'erotismo, o del pornografico, come lo volete chiamare, per chi lo addita questo mondo come porno. Io lo classifico, scusatemi, come erotismo questo qui, d'autore. Quindi porno d'autore. E il porno invece è fatto da macellai, come in tante professioni. C'è chi fa il macellaio. Scusate magari la concomitanza delle due parole usate in frasi diverse, ma c'è chi fa il porno, diciamo, tanto per fare e quindi è un farsesso, insomma, direi meglio che use chi più che porno da macellaio. E c'è invece chi fa il porno, ma che lo fa diventare un mondo dell'eros, che sviluppa più l'erotismo, che è un fatto più mentale, logicamente sulla persona, cioè la libidine, cioè sviluppa la libido nella persona e quello penso che curiosità attraverso un nudo, attraverso a far vedere meglio la tetta, lì c'è il gioco del regista, c'è il gioco del fotografo che lui era Schicchi, c'è il gioco, diciamo, di creare l'immagine al personaggio e le scene adatte per far sì che scattano queste cose che non sono facili da riuscire a percepire, ok? Qui è arte, ragazzi, per me. Quindi mi dispiace che perderemo un altro noto personaggio. Mi unisco quindi alle frasi che Rocco Siffredi, che è stato un personaggio quindi di spicco dell'Eros, come è stato anche messo sulla Repubblica, mi sembra, che non era un personaggio che ha fatto pornografia, ma un personaggio che era un maestro dell'erotismo, torno ancora a ripetere. Quindi mi unisco a questo triste annuncio, al dolore di Wenger, che gli è scomparso un grande compagno di vita e spero che era vero amore per quello che provava Schicchi, perché sicuramente Schicchi provava vero amore per Erenga, dato che l'ha conosciuta come Malou, che l'ha fatta diventare una porno star, come volete dirle voi, una porno dell'Eros, e che poi è diventata sua compagna dopo tanti anni. Quindi non è che è stata una cosa così en passant, una cosa presa alla leggera perché era pirata, ma perché vedeva altro in Erenga. Arrivederci, ragazzi, siamo sempre a Montignano.